Ciao ragazzi, per girare il video di oggi ho chiamato un aiuto, quindi date il benvenuto a Peppe. Ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento a cui tengo e che interesserà a molti. Vi do dei consigli su cosa controllare quando si compra una moto usata. Ma quando lo facciamo? Ovviamente dopo la sigla. Di recente ho postato sul canale Telegram un sondaggio in cui chiedevo se preferisci comprare una moto nuova o usata. Tu ad esempio cosa hai votato? Io non sono iscritto al tuo canale Telegram. Cosa? E allora cosa aspetti? Iscriviti subito! Ok, ora lo faccio e vado anche a votare sul sondaggio. Bravo Peppe! E fallo anche tu. In descrizione trovi i link ai social. Nel sondaggio che citavo poco fa è risultato che il 54% di chi ha votato preferisce comprare una moto usata piuttosto che una nuova. E i motivi sono anche piuttosto ovvi. La moto usata costa meno e soprattutto per i giovani si parla di cifre più abbordabili. Ma come ogni altra cosa ha sia dei pro che dei contro. Che brutto, io sono proprio contro i contro. Dopo questa perla di saggezza andiamo avanti. Quando si acquista una moto nuova, ma anche una macchina, una bici, un frullatore, abbiamo la certezza che si tratta di un prodotto mai usato e in garanzia. Quindi difficilmente ci potrà dare dei seri problemi, specialmente i primi tempi. Ma quando l'acquisto è su un prodotto usato, beh, le cose sono un po' diverse. Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Dopotutto non sappiamo il vecchio proprietario che uso ne faceva e con quanta cura la custodiva. Giusto Peppe? Giustissimo! Parlando della moto ci diranno che è stata tenuta bene, che è stata trattata da vero amatore, ma io non mi fido. Capisco la poca fiducia, ma ci sono vecchi proprietari che davvero hanno trattato bene la moto che stanno per venderti. Ma come capire se la moto che stai per acquistare è stata trattata bene? Ah, se solo fossero dei Transformers, ce lo direbbero loro. Stai proprio dando il meglio di te. Ci sono 5 cose a cui prestare attenzione per capire se la moto che stai per acquistare è davvero in buono stato. Partiamo con la prima. Prezzo e condizioni generali. Se hai trovato la moto su un sito di annunci, presta attenzione al tipo di annuncio. Cosa significa? Ci sono foto dettagliate? Sono recenti? Si vedono i particolari, compresi i difetti? O ha giusto 2 foto, con inquadratura da lontano, in modo da non capire veramente in che stato si trova? E la descrizione? È accurata? Ti dice quanti chilometri ha percorso? Dove viene rimessata? È mai caduta? È mai stata portata in pista? Perché in pista? Perché in pista la moto viene spinta al massimo, cosa che su strada generalmente non si fa, e quindi è soggetta a maggiore usura. Se sei interessato e l'annuncio non riporta questo genere di informazioni, chiama il proprietario e chiediglielo tu. In base a queste informazioni puoi iniziare a farti un'idea se il prezzo è giusto oppure no. Considera che un motociclista medio percorre dai 5.000 ai 10.000 km l'anno. Quindi se trovo una moto, facciamo di 5 anni, con 80.000 km, significa che è stata usata molto. Bravo, vedo che inizi a capire. A questo punto, se noto che il prezzo è stranamente basso, vuol dire che sotto c'è qualcosa. Beh, vedi che ho ragione a non fidarmi. Nessuno ti regala niente. Bisogna stare attenti. Ma decidi di vedere la moto. Ti incontri col proprietario che ti mostra il suo gioiellino e inizia l'ispezione. Controlla che quello che hai visto e letto sull'annuncio sia veritiero e guarda anche se monta dei pezzi aftermarket. Ok, va bene, ma se sono montati cosa devo fare? E in questo caso chiedi anche gli originali. Se, ad esempio, ha cambiato gli specchietti e non ha quelli con cui esce dalla casa, non è che forse ci è caduto con quella moto e li ha rotti? Attenzione ai dettagli.
La moto è ricoperta di polvere o è pulita? Dà l'impressione che sia ferma da un po' o si vede che è stata usata? Alla moto fa più male star ferma che essere usata regolarmente. Ah, finalmente dici qualcosa di corretto. Comunque già con questo primo esame superficiale riusciamo a renderci conto se la moto è stata tenuta bene oppure no. Soprattutto se vediamo presenza di piccole perdite d'olio o di altri liquidi. Passiamo al secondo punto. Catena, pignone, corona. Ora avviciniamoci alla moto e guardiamo la catena. Spesso ci rivela più di quanto immaginiamo. Se il vecchio proprietario davvero ci tiene la moto e la tiene con cura, questo si nota dalla catena. Dalla catena? In che senso? Un vero motociclista sa che una catena in buono stato è un componente fondamentale per il buon funzionamento della moto. Quindi controlla che sia ben pulita e lubrificata. Se è secca o sporca, beh, allora forse vuol dire che quel proprietario non ha molta cura del mezzo. E se il proprietario la pulisce prima di farmela vedere? Sempre il solito sospettoso, eh? In questo caso dai un'occhiata anche al pignone e alla corona. Guarda se presentano degli strani segni di usura. Una buona pulizia e lubrificazione permettono anche un buon inserimento dei denti del pignone e della corona all'interno della catena. Se questa non riceve la giusta manutenzione, potrebbero esserci dei segni. Allora, se decidi di prendere quella moto, metti in conto che entro breve devi sostituire il kit pignone, catena, corona. Ah, già che ci sei, controlla anche la tensione della catena. Spesso dovrebbe esserci un gioco tra i 2,5 cm. Poi fai un breve calcolo. Indicativamente il gruppo viene cambiato ogni 30.000 km circa. Quindi, se la moto ha, ad esempio, 40.000 km, dovrebbero risultare piuttosto nuovi. Esatto! E se così non fosse, o il proprietario non si è curato di questo importante particolare, e quindi può aver trascurato anche altro. Giusto! Oppure potrebbe essere che i chilometri segnati sul cruscotto non sono reali. E siamo al terzo! Freni, gomme e forcelle. Quando guardi i freni, presta maggiore attenzione a quelli anteriori. Ah, io quello dietro neanche lo uso. E come te, molti altri. Addirittura ci sono piloti che in pista non usano il freno posteriore. Io invece preferisco usarlo. Ma come te, potrebbe essere che anche il proprietario non lo usa. Quindi meglio guardare i freni sulla ruota anteriore. Cosa devo controllare? Guarda i dischi. In che stato sono? Presentano dei solchi? C'è dello scalino? E le pastiglie sono consumate in modo omogeneo? Se presentano difetti di questo tipo e decidi di comprare la moto, dovrai cambiarli molto presto. Se invece la moto la stai comprando da un concessionario, questi dovrebbero vendertela con i freni in buono stato. Insisti su questa cosa. Poi passa alle gomme. Sai, dicono molto sul tipo di guida del proprietario. Fammi indovinare, se sono consumate al centro e gli estremi sono ancora nuovi, vuol dire che la usa per passeggiare. Ma se sono consumate fino alla spalla, allora forse ci è andato pure in pista. È proprio così. Più spingi forte, più si consuma la gomma. E quindi il prezzo si valuta anche in funzione di questo. E già che ci sei, butta un occhio sulle forcelle. Se sugli steli ci sono tracce di olio o addirittura delle rigature, allora forse, come minimo, dovrai cambiare i paraoli. E quarto punto, documenti e tagliandi. Una volta valutato lo stato fisico della moto, è buono dare un'occhiata ai documenti, specialmente se si tratta di una moto di una certa età e ha avuto più proprietari. Ah, e quali problemi potrebbero esserci? Innanzitutto il proprietario della moto dovrebbe corrispondere con chi te la sta vendendo. E in effetti sarebbe strano se non fosse così. Se vuoi puoi anche fare una visura e controllare che non ci siano fermi amministrativi. È un tuo diritto. Poi sul libretto di circolazione non ci dovrebbero essere strane annotazioni
e dovrebbero esserci tutti gli adesivi delle revisioni fatte regolarmente ogni 2 anni. E ancora una volta sarebbe strano se non fosse stata fatta in modo regolare. Già, e se i tagliandi sono stati fatti dalla casa o da un'officina autorizzata, dovrebbero esserci i timbri a dimostrarlo. Questo è un buon segno di cura per il mezzo. E per ultimo, controlla se è assicurata. Se non è coperta da assicurazione, cerca di capire davvero perché. Sì, ma io sono ancora sospettoso, non mi basta. E allora passiamo al punto 5. Rumori. Dopo tutti questi controlli non ti rimane altro che mettere in moto. Aspetta che arrivi in temperatura e dai qualche colpo di gas. Sì, facciamo rombare questa moto, voglio sentire come canta. Beh, sicuramente è bello sentir girare bene un motore, ma il motivo non è solo questo. Ascoltiamo bene. Ci sono eccessive vibrazioni o rumori? Se Giada ferma qualche anomalia, allora preoccupati. Ma la prova definitiva, che davvero può dirti se la moto va bene e se è quella per te, non è altro che salirci sopra e guidarla. Se non puoi provarla, ti consiglio di non rischiare. È davvero importante sentirla girare. Ma se il proprietario mi dice di non andare su strada? Beh, allora in questo caso sono io a diventare diffidente. Il semplice giretto nel cortile di casa non ti permette di sentire davvero come si comporta la moto. Va portata su strada. Prova la partenza. Senti motore e frizione. Prova il cambio. Ascolta i rumori. Se la moto è stata usata sempre in città, potrebbe avere qualche rumorino in prima e in seconda marcia. Prova i freni, senti come affondano le forcelle. Insomma, tu lo sai, la moto si guida con il corpo e con le sensazioni. Ascolta quello che ti trasmette. Questo è il vero test che ti può far capire se vale davvero spendere quei soldi per quella moto. Bene, questo è quello che ti consiglio di controllare quando decidi di comprare una moto usata. Probabilmente tu controlli anche altro. E allora scrivi nei commenti cosa aggiungeresti alla lista. Sai che questo video mi piace? Ora vado su YouTube, me lo guardo per bene e metto un bel pollicione. Grazie Peppe, dopotutto sei stato di aiuto. Mi sono reso conto solo ora dei problemi di messa a fuoco, la prossima volta rimedierò. Vi aspetto allora al prossimo video e nel frattempo ci vediamo su strada. Oggi parliamo di un argomento a cui tengo e che in te in idea.